Salve a tutti. Questo video vorrei brevemente commentare l'ultimo, diciamo, film che i testimoni di Geova hanno fatto e pubblicato sul loro sito, quello sul profeta Daniele. Ora, io non sto qui a parlare più di tanto del contenuto perché io non ho avuto modo di darmi a studiare tutto ciò che c'è da studiare sull'argomento profeta Daniele. Più che altro è ciò che viene comunicato al pubblico con questo film, no? Per chi non l'avesse visto, per chi non lo sapesse, questo film è diviso in due parti, no? E c'è una prima parte dove Daniele è giovane e poi c'è una seconda parte dove Daniele è molto anziano. Allora, il discorso, prima cosa che ho notato, a parte che vengono messe le date a cazzo, cioè proprio ve lo dico francamente, nonostante questo abbiamo già parlato, ma altri su YouTube ne hanno parlato, no? La questione della data, della distruzione del Tempio. Secondo loro è nel 607 avanti Cristo, secondo la storia è nel 587. E questi qua continuano con questa cosa, nonostante alcuni lo sappiano pure, perché testimoni di Geova, però sapete come funziona in questo mondo, si continua a dire, guarda che gli altri sono apostati, gli altri sono persone del mondo, ce l'hanno con noi, insomma, argomentazioni ad hominem, non sono in grado di dimostrare che la storia si sbaglia, fanno anche con la scienza, figuriamoci, quando si parla di trasfusioni di sangue o di teorie dell'evoluzione. Devo dire che hanno ragione loro perché gli altri ce l'hanno con loro. Vabbè, e quindi la prima cosa assurda che viene fuori è questa. Seconda cosa che io ho notato di questo film è che le persone pronunciano il nome Geova in continuazione. A parte che sì, ne abbiamo già parlato della questione di come si dovrebbe pronunciare veramente il nome di Dio. E perché? Quindi non è adesso che voglio discutere di questo, il problema è, ma se gli ebrei non potevano pronunciarlo, il nome di Dio, qualunque esso fosse, che fosse Geova, che fosse Yahweh, ma voglio dire, perché i personaggi lo pronunciano in continuazione? Perché? Davvero? Magari mi sbaglio io, magari boh, nell'epoca in cui Daniele sarebbe vissuto lo pronunciavano, a me non risulta, ma risulta che da Mosè in poi non si poteva più pronunciare. Ma magari mi sbaglio, va bene. Questo potrebbe essere un errore proprio storico, ma gigantesco. Poi, ovviamente, ciò che da traspare dal film è che praticamente tutto ciò riguarda, cioè, alla fine, di che cosa è che parla in fondo questo film, per come l'hanno fatto loro perlomeno. Innanzitutto si vede la questione dell'obbedienza cieca, totale, anche situazioni di emergenza alla religione loro. Ad esempio c'è la questione delle proibizioni alimentari ebraiche, in cui Daniele e alcuni suoi amici, tra cui anche Daniele, obbediscono ciecamente, insistono, nonostante loro siano schiavi, servi, potevano anche far ammazzare i babilonesi per questa sfida, diciamo. E si vede proprio, c'è una scena no, micidiale, dove c'erano tutti i cibi di questo mondo, e dicono, mangiate, mangiate. E quelli dicono, sentite, ma non si tratta soltanto della questione del kosher, ovviamente, non sono ebrei testimoni di Geova. Infatti viene sottolineato il fatto che quelle carni non erano state dissanguate. E quindi loro dissero, sentite, noi no, a questo punto non mangiamo manco carne, fateci mangiare solamente vegetali. Praticamente questa cosa l'ho sentita, no? Che alla fine, se un ebreo sceglie di essere vegetariano, non sarebbe necessario per uno di fede ebraica, però se uno è vegetariano non ha problemi con l'alimentazione, no? Se le proibizioni stanno solo
con la questione della carne e del pesce. E quindi c'erano cibi non puri secondo la religione ebraica, fra cui ovviamente le carni non dissanguate. Questa è una questione su cui, come devo dire, nel Nuovo Testamento se ne è parlato, no? Alla fin fine, se è legittimo o non legittimo, insomma, domandarsi quando si è ospite a casa di altri, ma non devo spiegare che testimoni di Geova. A parte questo, quindi c'è la questione proprio di dover obbedire anche in situazioni particolari come quelle, rischio anche di morire di fame a questo punto. Rischio proprio di morire. E quindi, poi c'è anche una battuta di un ragazzo che dice: vabbè, cosa vuoi che sia? Mio padre adora Geova, però ha anche degli idoli, qual è il problema, maestro? Quindi proprio palese, no? Va a dire, no? Per dire un messaggio a tutti coloro che dicono: sì, io adoro Geova, però ho anche altro nella vita. Per dire, e tutta la questione è proprio questa, no? Fedele a Geova tutta la vita, per sempre, e poi arrivare a appunto ad essere ricompensato. Ovviamente questo accade nel racconto, magari non sappiamo se accade nella realtà. Nulla. E di conseguenza, questa cosa quindi che poi traspare la questione delle profezie, no? Geova mantiene le sue promesse, ma qui c'è tutta la questione, ma le cosiddette profezie sono state scritte prima o dopo? Prima o dopo sono state scritte rispetto a all'avvenimento, perché voglio dire, se i libri di Daniele, i libri di Isaia sono stati scritti in una certa data, è un conto, no? Io sono convinti che questi libri siano stati scritti dagli autori stessi che li hanno firmati, tipo, secondo loro, ne abbiamo forse già parlato, la legge di Mosè è stata scritta veramente da Mosè. Tra l'altro 150 anni prima, i fatti, tra l'altro, non so per quale ragione, 50, no, 250 anni prima, non so per quale motivo. Tipo, il libro di Giobbe è stato scritto da Giobbe, secondo loro. Il libro di Daniele è stato scritto da Daniele. Il libro di Isaia, tutti di Isaia. La storia è più complessa di così. Perché voglio dire, no? Se io scrivo un romanzo chiamato Giovanni, non vuol dire che questo Giovanni sia scritto davvero e che l'abbia scritto Giovanni. Questo non è semplice da spiegare, però sì, o si pensa che molte cose sono delle profezie, ma addirittura Isaia avrebbe profetizzato Ciro il persiano che libererà israeliti, quando effettivamente questo fatto era già successo, se no non l'avrebbero scritto. E tu pensi tu che non sono scritto prima? Cioè, profezie non sono mai, tra l'altro, no, così dettagliate. E dice: ma com'è possibile? Proprio vedi il nome di una persona, non è ovvio che non è possibile, per dire. Ovvio che non è possibile. E quindi c'è anche questa faccenda della profezia, la questione dell'obbedienza. Poi c'è un particolare che mi ha colpito, no? Proprio, soprattutto del secondo film, c'è la questione che, no, che i persiani, i babilonesi perlomeno all'epoca, non so se erano persiani o se erano ancora babilonesi, e dicono: noi siamo un impero tollerante, noi siamo tolleranti. Ma a me sembra un pochino, no, denigratorio, no? Il fatto che come si chiamano, i persiani tollerassero e rispettassero le minoranze come gli ebrei, magari i babilonesi che erano prima di loro, eccetera, eccetera, sembra una cosa un po' denigratoria. Per dire, loro che sono pagani, sottomettono i popoli, conquistano gli altri popoli, sottomettono anche gli ebrei, loro sono tolleranti verso gli altri, verso le minoranze. E testimoni di Geova invece è implicito che loro non debbano esserlo. Loro sono così quadrati parlando di quello, appunto.
Cioè, io credo in Dio, non c'è nessuno che può pensare diversamente da loro. A me sembra di aver colto questo messaggio. Forse sono io a pensare al male. Ecco, io questo ho più o meno colto da questo film, che poi effettivamente è fatto, come devo dire, non è come uno sceneggiato su YouTube o una fiction all'italiana, ma non è neanche una produzione cinematografica. Qui si vede che ci hanno messo un po' di impegno a fare questo film in costume, con il trucco, effetti speciali, eccetera. Questi sono i soldi delle contribuzioni delle persone, eh? Ce lo dimentichiamo. Costruiscono gli studios televisivi, i broadcast, insomma, questo è un altro discorso. Questo mi sembra di aver colto da questo film. Forse non riesco a pensare a male, forse mi sono sbagliato, probabilmente. Queste sono le mie semplici riflessioni dopo aver visto tutte e due le parti del film su Daniele. Grazie per avermi ascoltato. Per il momento è tutto, alla prossima.